Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo vlog in cui rispondo alle vostre domande che mi fate sotto qualsiasi video. Ok ragazzi, io direi di cominciare come sempre per annunciare il suo bel pollicione in su e vediamo se reagiamo nel prossimo video. Come sempre vi invito a lasciare un bel like alla mia pagina di Facebook che trovate sempre in descrizione dove pubblico queste robe, tra l'altro inviatemi anche messaggi privati a cui risponderò e io direi di cominciare con questo vlog. Allora, io direi di cominciare con le notizie visto che ce ne abbiamo tantissime perché comunque questa settimana abbiamo fatto tanti cambiamenti, ne è cambiato un cazzo, vabbè, però abbiamo fatto parecchie cose nuove, abbiamo cambiato tantissime cose, ci sono stati video parecchio divertenti, vi ho fatto divertire anche in questa settimana e volevo dirvi che i vlog li farò un po' più spesso, cercherò di farli almeno ogni settimana, o cercherò di farne almeno uno alla settimana, perché comunque cioè, sono vlog, quindi i vlog vanno fatti uno a settimana. Quindi più o meno dobbiamo tenere questa cosa qua di farli ogni settimana. Vabbè, qua ci ho sparato sullo schermo le vostre domande. E però questo vlog è un po' particolare perché devo parlarvi di un po' di cose, perché voglio modificare un po' la postazione, voglio comprare qualcosa giusto per fare un po' l'atmosfera, cioè sai com'è? Un po' l'atmosfera migliore. Ho preso pure il microfono nuovo, qui c'è. Voglio fare un po' di cambiamenti, anzi approfitto anche per mostrarvi la camera mia, quindi la mia postazione dove sono, ma sicuramente quando mi faccio i selfie di merda che poi posto su Instagram, che vi invito a seguirmi, trovate in descrizione. No, mi sa che non c'è il profilo di Instagram in descrizione, devo metterlo, però lo trovate alla fine del video, trovate tutti i miei social. E che dirvi? Vabbè, comunque volevo far vedere un po' la mia postazione, quindi come lavoro, cosa faccio. E più o meno, ragazzi, in questa settimana ci siamo davvero divertiti. Io direi di partire con le nuove. La prima news è che siamo quasi arrivati a 90 iscritti. Cioè, ragazzi, io per me è una cosa. Cioè, siamo arrivati a. Anzi. Per la precisione siamo a 88 iscritti e per me è una cosa molto molto bella perché secondo me è molto importante questo traguardo che poi faremo. C'ho lo schermo qua, ce lo guardo qua perché fa figo. E comunque siamo a 4.394 visualizzazioni al canale, quindi vuol dire che siamo saliti davvero tantissimo. Quindi ragazzi, io noto che ogni giorno di più si cambia, cioè ogni giorno di più si cambia, ogni giorno di più cambia qualcosa. In queste settimane ci sono stati parecchi cambiamenti, è cambiata pure la copertina del canale. Se vi piace ditemelo nei commenti, ditemi tutto nei commenti, quello che volete scrivere, pure uno, scrivete tutti uno nei commenti, vai, scrivete. E più o meno volevo fare questa cosa. Ditemi se vi piace la nuova copertina del canale, se va bene, perché cioè, comunque ci ho messo 3 ore per farla, un casino assurdo. E vabbè, comunque a me piace la copertina del canale. Poi il logo è cambiato, cioè, il logo è cambiato un po' di tempo fa, perché il logo non c'è. Cioè, il logo non ci tengo a cambiarlo, cioè proprio la copertina, proprio qualcuno appena apre il canale, proprio sparato, devi leggere su da game follow me. E poi ho messo le mie foto perché secondo me devono vedermi le persone, perché se no, per esempio, entra nel canale Surreal Gaming, dice chi cazzo è questo? Per vedere chi sono deve andare video, deve vedere qualche video. E quindi ho voluto mettere due bellissime immagini, le mie immagini più sexy che ci sono nelle miniature che voi vedete nei video, miniature cazzeggiate. Ieri è uscito il video Mi chiamo Chiara, il test di Facebook. Ditemi se ne volete altri di quei, ditemi se ne volete altri di video, quelli lì, tipo quelli lì, Mi chiamo Chiara, test di Facebook. Ditemi se ne volete altri, ma io ve li faccio. Quello che di voi, io quello faccio. Approfitto anche per salutare Alessio Uomo, che è un mio amico. Adesso lo definisco amico perché comunque è stato il primo che mi ha portato avanti, mi ha incoraggiato tantissimo e quindi volevo ringraziarlo per quello che ha fatto per me, perché comunque ha fatto tantissime, cioè secondo me è un
un ragazzo bravissimo, secondo me merita di essere salutato e merita anche lui di avere un seguito su YouTube. Alessio, ti consiglio come ti faccio un consiglio come fratello, apriti un canale YouTube, te lo consiglio perché secondo me puoi fare carriera, sei bravissimo e secondo me apriti un canale YouTube perché tu sei bravissima bestia. Vabbè, prima che arriviamo a un po' minuti in più e volevo farvi vedere un po' i cambiamenti. Allora, partiamo un po' dalle cose. In poche parole, volevo ho preso, in poche parole, ho preso, volevo cambiare un po' l'illuminazione. In poche parole, ho preso questo faro, tipo un faretto. Ho preso un faretto che in poche parole questo faretto, cioè questa luce che vedete più o meno, cioè si vede di più di qua, è questo faretto che io nei miei video precedenti mi buttavo in faccia. E quindi quando io buttavo il faretto in faccia, tutto quello intorno a me veniva più o meno ovattato. Adesso provo a mettermelo in faccia, eccolo qua, eccolo che spunta. Ecco, vedete, se io provo a mettermelo in faccia, più o meno quello che c'è attorno a me scompare. Cioè, questo faretto è proprio bello. Vedete? Sembra che sono in uno sfondo nero. Cioè, è una cosa davvero carina. Se vi andate a vedere l'episodio delle applicazioni misteriose, io lì c'ho. Lì c'ho proprio la luce in faccia, proprio. Tipo Titanic, proprio. Proprio. Evito di dire cazzate. Vabbè, in poche parole c'è questo faretto, in poche parole, ecco, adesso muovo un po' la videocamera perché non la muovo mai. Ecco, vedete? In poche parole prende in cielo e in poche parole mo ci vogliono 3.000 anni per sistemare la telecamera. In poche parole mi riprende dall'alto, sì, più o meno mi dà una ripresa dall'alto. Volevo cambiarlo, in poche parole, volevo metterlo così, vedete? Aspettate. Volevo metterlo proprio in faccia all'armadio, così l'armadio in faccia e io stavo davanti. Però, in poche parole, secondo me è un po' tamarro. Ditemi un po' il posto dove posso metterlo, perché comunque quando registro di sera le porte sono chiuse, quindi se butto sopra, quindi la luce non tende ad arrivare perché io sono graziato dalla luce che mi danno i monitor. Perché io mo se spengo il monitor che c'è qua vicino a me, già vedete meno. Ma se io spengo pure il PC, non vede proprio una sega. Quindi, in poche parole, devo organizzare. Ecco, adesso si è riacceso. Devo organizzarmi un po' con le luci, con qualcosa. Ho prenotato su internet uno di quei cosi che si chiamano, come cazzo si chiama, i pop filter, i filtri anti-pop. E però non ancora lo devo prendere, adesso lo prenderò sicuramente perché comunque l'audio dei miei video, cioè questo microfono meglio di questo secondo me non c'è. E voglio prendere questo filtro qua anti-pop che mo vi faccio vedere, sperando che voi vediate. Non lo so se state vedendo perché c'ho la fotocamera frontale e in poche parole questo qui, il filtro antipop che voglio prendere. Ditemi nei commenti se vi piace. Il sito è Itchbuyer e secondo me è ottimo come. Madonna, fissati. Secondo me è ottimo come filtro antipop. Costa 9,34 euro. C'è un'offerta, lo prenderò prima o poi perché poi io il microfono lo metto sulla tastiera. Lo metto sulla tastiera del computer. Quindi in poche parole il filtro antipop andrà messo qua, attaccato alla scrivania. E quindi più o meno mi piace la mia postazione, come sono piazzato più o meno. Il faretto, ditemi nei commenti se vi piace, se lo metto così, però solo quando registro i video di sera. Proprio solo quando registro i video serali. E ditemi se va bene metterlo così oppure se lo rimango così, perché cioè io accetto i consigli vostri perché se non li date bene a voi chi li dà bene. Vabbè, il filtro di pop lo prenderò il prima possibile. Volevo prendere anche un microfono nuovo, però mi serve l'adattatore, quindi è un casino. Però questo qui che ho è davvero buono. Magari in futuro lo cambierò e ne prenderò un altro. Perché io ho questo qua che ho preso su Amazon. Questo qua che ho preso su Amazon e più o meno mi piaceva. Diceva, però poi mi ha cominciato a dare problemi.
cioè, in poche parole, lo mettevo sulla scrivania quando facevo, tipo, quando appoggiavo qualcosa, quando mettevo un dito. Quasi ne ho messo, e poi lo proverò in questi giorni a vedere un po' se è migliorato. Però il microfono che ho, il Blue Yeti, è davvero sicuro, e 100% è sicuro, fidatissimo, come, cioè, quando devi fare l'episodio di Minecraft non devi manco fare la prova, cioè basta che accendi e via, il Blue Yeti è attivo. E vabbè, io direi di bandare alle ciance e vi mostro un po' la mia scrivania e quello che ho. In questo momento il Blue Yeti è disattivato, cioè sentirete la differenza, questo qui è il microfono della telecamera. Allora, in poche parole, il fritto antipop che volevo prendere, questo qui, secondo me è fidatissimo. Vedete, su Ichibai me lo attacco alla scrivania, perché c'ho sta scrivania qua, vedete? Me lo attacco qua e magari un po' migliore la qualità. Qui abbiamo lo schermo, io uso il portatile, questo è qui il secondo monitor. Qui abbiamo le vostre domande che dopo andrò a fare. Poi qui, questo qui è il faretto, vedete, l'ho preso all'Ikea, questo qui è il faretto, aspettate. Ecco, in poche parole dovrebbe andare, in poche parole, così, vedete, un po' attato dietro. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto questa specie di mini room setup. Il Blue Yeti è attivato un'altra volta. Allora, io direi, perché sennò il video dura tanto e c'è una connessione di merda. Il fitto antipop lo prenderò a breve, quindi a breve, poi quando lo prendo ve lo dico e ve lo faccio pure vedere. Allora, cominciamo con la prima domanda. Jessica mi chiede: ciao Francesco Paolo, se scrivevi su RAL forse andava un po' meglio, però accetto il commento. Ciao Francesco Paolo, ciao Surreal, potevi fare un video recensione dell'iPhone 5C? Allora, l'ho detto mille milioni di volte nei video che io non tratto informatica. Se vi andate a vedere, se vi avete visto il video Mi Presento, quella lì è una palla assurda che dico, perché poi in evoluzione il mio canale è cambiato. Quindi io non tratto più tecnologia. Posso farvi il favore? Stavo pensando di aprire un secondo canale, in poche parole voglio aprire questo secondo canale la maggior parte per i gameplay, quindi la maggior parte per la serie su Minecraft, per recensioni dei mouse. Ecco, ah, non vi ho fatto vedere il mouse, anzi ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo. Ecco, questo è il mouse GXT152 della Trust, ho azzeccato, sì. In poche parole è questo qui, riallacciali, e in poche parole questo qui è il mio room setup, e però io non tratto tecnologia. Oasi Calam mi dice: bravo, complimenti, continua così. Allora, parecchi di voi mi stanno facendo questi complimenti, ma io cioè vi ringrazio, perché senza di voi non avrei fatto una minchia, il mio canale non sarebbe proprio esistito. Rack YouTube mi chiede: puoi fare un video dove esprimi le tue opinioni sugli iPad ed anche un video sui programmi che usi per la musica? Ah, e metti come musichetta quella che ho usato per l'Apple Watch. Mi hai creato un video tu. Io, senza che lo registro, me l'hai creato tu. Magari. Vabbè, andiamo avanti. No, vabbè, io ce l'ho l'iPad, però è un po' palloso, no, vedi? Meglio vedere le mie cazzate. Forse no. Come sempre, prima di concludere, invece un bel pollice in su, vediamo se reggiamo il video per favore. Come sempre, vi lascio un bel like alla mia pagina Facebook, trovate sempre il video in descrizione. Dove pubblico, se andate a lavorare, e tra l'altro inviatemi anche messaggi. Sta frase la devo togliere. Vi invito a lasciare anche un bel like alla mia pagina Facebook, dove pubblico post e tanta altra roba. E ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo vlog. Il prossimo vlog, bella ragazzi. C'ho l'acqua in bocca quando cazzo ho parlato.